Allora ragazzi, adesso intervisterò Nicoletta Martelli, che è lei. Allora, ciao ragazzi! Adesso vi parlerò un po' di lei. Ha pubblicato più di 100 libri di editori italiani e stranieri. Ha fatto tanti libri tradotti in tante lingue e hanno tratto un cartone da un suo libro. Ha anche una mostra dedicata, cioè esiste una mostra dedicata a lei e fa letture animate con la musica, insomma è famosissima. Non esageriamo. Ok, e ora iniziamo con le domande. Ok, allora, prima di tutto, dimmi, questa domanda è un po' alla generica, la faccio a tutti. Sì. Dimmi il tuo libro, il colore, la canzone e il film preferito. Allora, prima il libro. Oh, difficilissimo, cambia sempre. Questo non c'è. Allora, cominciamo dal colore. Sì, vabbè. Anche i colori mi piacciono tutti, ovviamente. Mi piacciono molto i blu, mi piacciono molto gli arancio, sì. Mi piacciono molto i rossi. Come fa un'illustratrice? Mi piacciono tutti, questo sono certa. Ok. Poi mi hai chiesto, scusami? Il libro. Anche questi cambiano sempre. Io sono una grande lettrice di libri sia per adulti che per bambini, quindi ne ho una montagna di titoli. Anch'io. Allora, canzone. Allora, mi piacciono... La musica mi piace da quella pop, da quella classica, quella jazz, anche qui potrei farti un lunghissimo elenco. E quindi, non so, se vuoi cominciamo, però domani mattina siamo ancora qui. Non si può vivere senza musica. È troppo bello. Allora, il film. I film, beh, anche questo. Molto. Senti, torno anche il cinema mi piace ovviamente tantissimo. Torno anche qui. Intanto dovrei mettermi un attimo a pensare, a fare una selezione, perché anche qui l'elenco è lunghissimo. Torno, per esempio, posso dirti che mi piace, per quanto riguarda la musica, mi piace moltissimo Jovanotti, perché è molto gioioso e la sua musica mi dà molta allegria, ma non solo lui. Questo è uno dei tanti, mi piace molto Battiato, mi piace... insomma, veramente ce ne sono un elenco, ma questo è giusto per dire qualche nome. Poi, se pensiamo... ci sono autori che mi piacciono della musica classica, ti ripeto jazz, ma insomma è difficilissimo, dovrei mettermi a fare un elenco e scegliere è difficilissimo, non riesco a dare un primo. Poi, allora, questo anno di pandemia che sì. È stato incredibile, assolutamente, ti ha cambiato in qualche modo? Se sì, in modo benevolo, malevolo, in famiglia, con gli amici, nel tuo lavoro, in cosa? Ma guarda, alla fine poi penso che ogni periodo ha tutti l'aspetto sia bello che difficile. Il lavoro più grande che tutti abbiamo forse cercato di fare è quello di vedere il bello. Infatti posso dirti che anche nel mio lavoro ho imparato a fare tante cose, per esempio i video. Io non facevo video, tutti mi hanno, come illustratrice, mi hanno cercata molte volte per chiedermi dei video. Ma io sono un'illustratrice. Eppure ho fatto sia l'illustratrice e ho imparato anche a fare i video. Per il mio lavoro, e questa non è una cosa brutta, perché alla fine l'illustratrice non fa solo l'illustratrice, fa tantissime altre cose. Ora tu hai appena visto una lettura animata, non tutti la fanno, eppure sono un'illustratrice, capisci cosa voglio dire? Quindi mi piace imparare, e quindi penso che anche questo periodo, seppur molto complesso, difficile, che ci ha messo alla prova, però alla fine sicuramente abbiamo anche imparato delle nuove cose. Ho imparato per esempio a usare anche gli strumenti tecnologici, come immagino anche per te, Zoom, che non sapevo assolutamente usare, quindi cerco di guardare il lato positivo. Poi, allora, da dove è nata la tua passione per il disegno? Quando ero all'elementare già mi piaceva tanto disegnare, poi alle medie sempre di più, e quindi poi cosa ho deciso? Ho deciso di fare un istituto d'arte. E lì è stato un crescendo, mi piaceva perché quando mi sedevo a disegnare il tempo mi volava. Mi sembrava un minuto fa che mi ero seduta, invece erano passate delle ore. Infatti è successo così, io ero giovane ieri e oggi già non lo sono più, ma è stato un attimo perché ho disegnato tanto e il tempo vola. Wow. Allora, quando eri piccola come me, quindi 9-10 anni, sì. A scuola eri la più brava in arte? La più brava non lo so, ma a me piaceva tantissimo. Poi secondo me non esiste un più bravo, c'è chi è bravo a fare quella cosa lì, chi è bravo a fare quell'altro, e poi insomma
sicuramente mi piaceva tantissimo ed ero una persona molto curiosa, lo sono ancora, voglio sempre imparare. E questo è già qualcosa. Sì, è una cosa è vero. Molto bella. Poi, allora, i tuoi vecchi compagni di classe sì. ora, in questo momento, sì. diciamo. Intendi delle elementari o delle superiori? Delle... Medie, più o meno. Ok. Ora sono illustratori come te o sono andate per strade diverse? Allora, no, delle medie, no, nessuno illustratore. Una mia amica delle superiori, sì, è diventata illustratrice, siamo molto amiche, quindi abbiamo camminato sempre insieme a braccetto. E poi altre amiche sono venute, altri amici sono venuti strada facendo, perché il nostro mondo è molto bello. E quindi piano piano. Sì, ma poi anche il nostro maestro, il mio maestro, dico il nostro, Stepan Zabri, ci ha insegnato che è bello condividere, non tenere gelosamente le proprie conoscenze, perché come abbiamo ricevuto è bello dare. È assolutamente è vero. Le tue maestre di arte, che cosa ne pensavano? Buh, la mia maestra delle elementari, quando ho saputo che ero diventata illustratrice, ha sorriso, naturalmente mi aveva detto che sì, che io disegnavo sempre, ma lei era carinissima. E il mio professore delle medie, mi ricordo, appoggiò molto il fatto che io avessi scelto di fare l'istituto d'arte e fu felice anche del mio seguito, ma soprattutto gli insegnanti dell'istituto d'arte. Una volta mi è successa una cosa molto buffa. Ho incontrato un mio professore dell'istituto d'arte in un colorificio e lui mi ha fermato e lui che mi aveva insegnato a quel tempo l'acquerello mi ha chiesto: ma tu mi insegneresti l'acquerello come lo sai fare tu? Oh, è stata per me bello. Una cosa commovente, ecco, che commovente che un mio insegnante chieda a me di insegnare a lui. Che bello. Misteriosa la vita. Quando eri piccola, la tua mamma o il tuo papà ti leggevano prima di dormire? No, sai che io... Ma sono altri autori che... È vero, io ho cercato proprio i libri perché non li ho avuti. Allora, intanto eravamo in quattro fratelli, piccoli, tutti molto vicini, quindi la mia mamma e mio papà dovevano lavorare, non avevano tempo. E infatti io avevo dei libri, sì, ma non abbastanza come altri miei compagni, quindi li cercavo sempre a casa degli altri. Anzi, mi facevo prestare i libri degli altri per copiare i disegni, no? E quindi proprio, è proprio perché non ho avuto forse quella parte lì che tutta la mia vita ho cercato di averlo. È curioso, no? Sì, è molto bello anche. A volte, come si nasce, non è detto che diventare lettori sì. lo si diventa per proprio forza. Perché da quando erano piccoli si ha letto. È proprio perché non li avevo che sono andata in cerca, in un modo curiosissimo di conoscere il mondo dei libri. E sono sempre stata una grande lettrice. Da quando cosa... ho potuto leggere. cosa facevi prima nella vita di essere una illustratrice? Allora, io dopo aver fatto l'istituto d'arte ho lavorato come grafica in delle agenzie, però non mi piaceva occuparmi di grafica pubblicitaria. Ho scoperto da subito che non era il mio mondo, perché io volevo fare qualcosa di poetico inerente alla pittura, ma non sapevo, 30 anni fa non si parlava così tanto di album illustrato. E poi ho avuto un grande incontro durante una mostra di cui avevo letto in un articolo che Stepan Zabrel era a Padova con una mostra di illustrazione e sono andata a vederla, ma allora era rarissimo sentire parlare di mostra di illustrazione, ti parlo di 30 anni fa, amore. E sono andata a questa mostra e quando ho visto le illustrazioni sono rimasta incantata, ho detto: ma io voglio fare questo lavoro. E mi sono avvicinata a un signore e ho chiesto a lui chi era l'artista che aveva organizzato, ma ho detto: quel signore lì con la barba, mi sono avvicinata e lui mi ha detto: vieni a trovare, mostrami i tuoi progetti. E io sono andata a trovarlo e ho mostrato i miei progetti e da lì è cominciato tutto. Che bello! Allora, tu sei molto giovane. No, e abbiamo ero molto giovane. Sei abbastanza giovane. Amore, ti ringrazio. E abbiamo detto che, prima abbiamo detto che hai pubblicato più di 100 libri. Sì. Insomma, quando hai iniziato a illustrare i libri? Cioè, tantissimo tempo sì, fa. Sì, 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 30 anni fa, perché il mio primo libro credo sia stato... Sì, 30 anni fa, tesoro.
30 anni fa, quindi una vita fa. 30 anni è molto. È vero, tesoro, sì. Sei mai andata a presentare un tuo libro in una scuola? Sono 30 anni che vado nelle scuole, negli asili nido, nelle scuole materne, nelle scuole, ora si dice nella scuola paritaria, alle scuole medie, alle superiori, anche all'università, sono stata nei musei, nelle biblioteche. Sono 30 anni che incontro veramente tanti bambini, ragazzi, adulti, faccio anche i corsi per insegnanti. Certo. Wow! E verresti nella mia scuola l'anno prossimo? Amore, sei invitata! Sì, sarebbe bellissimo. Cara, cara. Poi, allora, io molto tempo fa anche facevo le letture, anche molto tempo fa, prima delle epidemie, diciamo. Sì. Facevo le letture animate con il mio papà e con un suo gruppo di amici. Sarete bravissimi. Che leggevano appunto ai bambini, alle persone. E appunto anch'io ho letto qualche libro. Brava. Insomma, mi daresti qualche consiglio per fare meglio le letture animate? Ma guarda, tu hai appena visto una mia lettura animata, sì. Secondo me ti sono venuti tanti spunti. Sì, hai visto come io mi muovo attraverso il pubblico, oggi ho utilizzato la musica, a volte ho un musicista con me, non sempre lo posso portare, e poi come utilizzo degli elementi della storia e li uso. Insomma, credo tu abbia visto molte cose, sì, che puoi usare. Una volta in effetti mi ha ricordato che anch'io avevo letto con una musica sotto. Certo. Ed era proprio bello perché anche a volte c'erano degli sbagli, la musica partiva prima, sì, la musica va bene, partiva ma che errore. Però infatti c'è, era proprio lui, il mio papà, che faceva partire la musica. Sì, certo. Ed era proprio stato bello anche perché tutti i bambini erano un po' meravigliati. Ma anche se... anche se non ci fosse stata la musica, questa storia che vi ho letto oggi è talmente una storia potente, questa, perché guarda, la cosa importante, il lavoro dell'illustratore è inutile se non c'è una bella storia, non serve molto poco, è come vedere uno che fa delle acrobazie tecnicamente interessante, però se poi vuoi raccontare qualcosa che ha una sostanza, che ha un contenuto forte, questo dà molto valore anche all'illustrazione, quindi per me... avere una storia bellissima come questa di Maria Loretta, che racconta trasversalmente dai bambini agli adulti fino agli anziani, ok? E ognuno arriva un messaggio diverso, questo è per me bellissimo, perché anche il mio lavoro ha un senso, io non voglio disegnare solo belle figure, voglio raccontare qualcosa che ha una profondità e che può rimanere nel cuore delle persone, o almeno lo desideriamo fermamente, poi arriviamo dove arriviamo. È vero. Sì, è proprio vero. È vero. Allora, dove è stato il posto più bello dove hai letto in pubblico? Dove hai fatto una lettura animata? Devo dire che ci sono tanti luoghi belli. Settimana scorsa ero alla biblioteca civica di Est, nel giardino, uno spazio bellissimo. Di fronte a questa biblioteca era un'antica villa di una contessa, però anche quando sono stata al Festival di Cuneo, di letteratura, scrittori in città, anche lì luoghi bellissimi, ma io dove ci sono bambini sto bene, le letture, poi è vero, c'è a volte l'architettura, la natura, oppure se sei all'aria aperta. Sì, in effetti. Però insomma, se si vuole creare il clima, lo si crea. È vero. In qualche modo lo si crea anche facendo i salti mortali. È vero, è vero. Sì, creando l'atmosfera magica. È vero. È bello. Allora, tu... A volte basta un cappello. Tu hai mai inventato una scusa a scuola per uscire di classe e disegnare? Non so, magari... Dici, maestra, posso andare in bagno? Poi stai in bagno. Allora, guarda, questa non lo ricordo, però so di aver sempre disegnato tanto, dovunque. Anche, sai, quando qualcuno parla, che poi ti metti lì, ecco, e quindi è... Sì. Ecco, quindi quando sei al telefono, quando a volte sei anche in pizzeria e sei lì e hai una penna sul foglietto di carta. Esatto, quindi è... È una cosa proprio naturale, come leggere. Anche a volte quando mi annoio, sto lì, cosa faccio? Esatto. E se la maestra mi guarda,
Esatto, ma la maestra deve essere contenta che voi, cioè, è vero. Sì, siamo abbastanza creativi. Brava, esatto, viva la creatività, la fantasia. Sì. È vero. Poi, allora, io ho letto A procura di te, il libro che hai appunto presentato oggi, e ha una bellissima storia e, vabbè, delle bellissime illustrazioni. Infatti, comunque la storia non sarebbe stata la stessa senza le illustrazioni. Grazie, però devo dire che anche le illustrazioni non sarebbero state le stesse senza la storia. Per me è indispensabile. In effetti, è vero. Sì. Se io faccio anche queste belle immagini, ma poi non c'è una sostanza, casca il palco. Sì, è vero. Hai capito? Sì, è vero. È proprio un matrimonio perfetto. Tra le illustrazioni e la storia. E la scrittura. La scrittura. Per me è assolutamente imprescindibile. Quindi, insomma, cosa ti sei ispirata? Dici il tuo metodo per tirare fuori disegni così super. Prima l'hai detto. Esatto. Però magari loro... Lo dico anche a tutti quanti. Certo, siccome la storia era bellissima, me ne sono accorta subito leggendola. E, però avevo anche capito che era una storia astratta, perché parlava di cielo, di terra, di acqua, sì, sole, luna, sì, poi arriva la capinera, ma avevo insomma pochissimi elementi. Allora mi sono fatta ispirare dai pittori moderni, sono andata a chiedere aiuto a Paul Klee, Mark Rothko, a Van Gogh, a Kandinsky, e dentro il libro trovate molte tracce in cui io mi sono felicemente ispirata. Tutti ci ispiriamo e nessuno inventa nulla, però la cosa importante è farlo in modo proprio. Sì. E non è che proprio copiare esattamente. No, e soprattutto riuscire a comunicare un sentimento. Sì. È vero. Sì. Poi io dipingo tutto a mano, perché non ho l'intervento del computer, volutamente, perché mi piace la materia, mi piace la carta, mi piacciono i pennelli, mi piace sporcarmi. Sì. E mi piace anche l'errore, mi piace la non perfezione. Che invece talvolta, ma poi ci sono i miei colleghi illustri che lo sanno usare benissimo il computer, ma io non ce la faccio, mi diverto troppo fisicamente con la carta, i colori, il collage, tutti i giochi meravigliosi, avere le mani sempre sporche di colore è una gioia. Sì. In effetti anch'io, a me piace molto disegnare, a me da grande piacerebbe fare appunto l'illustratrice. Disegno a volte un po' su carta, a volte sull'iPad di mio papà, però certo. Diciamo che mi piace un po' di più disegnare sulla carta, perché ti dà proprio l'impressione. Anch'io mi sono divertita a disegnare sull'iPad, è divertentissimo, perché quello che sai fare sulla carta lo sai fare anche sull'iPad, se non lo sai fare lì sulla carta, non sai fare sull'iPad. Ma il gusto, la gioia, la bellezza di lavorare coi colori e con la carta, per me non ha... È bellissimo. È bellissimo sporcarsi le mani, esserci dentro in questo mondo. Bellissimo. Allora, l'ultima domanda. Sì. Consigliaci un laboratorio da fare quest'estate sul tuo albo. Oh. Quindi non sei lì, cosa faccio? Prendi il tuo albo e fanno questo lavoro. Beh, guarda, ho appena pubblicato sulla mia pagina Facebook un laboratorio che hanno fatto in modo spontaneo i bambini di una terza di Este, che dopo aver sentito la mia lettura animata hanno disegnato tutti il sole in modo, guardando il mio, ma cambiando tutti i colori, facendolo in modo proprio. Questo è un bellissimo esercizio. Il sole mica si disegna in un modo o in due o in tre, ci sono infiniti, come siamo infiniti noi. Tu puoi guardare il mio libro, ma poi partire e immaginare. Parti da un punto, e la terra, loro si sono ispirati anche alla terra che avevo messo sotto il sole, e anche lì fare la tua terra, questo è un bellissimo lavoro. Non fare la terra identica. Ah no, puoi partire, puoi farla con i quadratini, puoi farla con le strisce, puoi farla, inventatela. Però il sole, non esiste un tipo di sole, due tipi di sole, tre tipi di sole, ma ce n'è. Sì, ce n'è di tipi di sole. Hai voglia, superate tutti, i bambini hanno una creatività immensa. Io di solito vado a scuola per imparare dai bambini, sì. Per copiarli. Quindi, vabbè, io adesso con la mia intervista ho finito. Ti ringrazio perché sei stata bravissima a rispondere a tutte le domande. Quindi io adesso vi saluto. Un saluto da me, da Penny e da... Grazie, Penny. Grazie Penny, sei una favola, bravissima. Favola, libro. Assolutamente sì. Vabbè, quindi adesso vi salutiamo e ciao, ciao. A dopo. Ciao.